Tutti da parte di Fabrizio Lanzi, non sono da solo in studio. Buonasera a tutti da Diego Fumagalli. Saluti anche da parte mia, Giuseppe Stefanoni. Abusiamo della presenza di Giorgio Gelosa questa sera, ovviamente parliamo di NGC di Cantù, ovviamente parliamo in ordine di tempo della Coppa Italia. Non è andata bene per Cantù, brutta la partita venerdì scorso della squadra canturina, non che abbia fatto tanto meglio Biella, però Biella è riuscita a portare a casa una gara che Cantù comunque ha provato più volte a riprendere e non ce l'ha mai fatta. Sì, sicuramente è stata una partita difficile e come tu hai anticipato una brutta partita, perché davvero da ambo le parti c'è stato poco basket, è stata una partita molto giocata sui nervi. Sicuramente Biella era una situazione difficile dove veniva da un po' di sconfitte consecutive, noi venivamo da una brutta sconfitta di Montegranaro dove si era visto un piccolo calo mentale più che fisico e alla fine ha prevalso forse i nervi e la voglia di riuscire ad uscire da una certa crisi di Biella. E, insomma, è andata male, un brutto approccio probabilmente anche da parte dei giovani dei nostri canturini. Che magari fisicamente la squadra un po', non dico sia in apnea, però nei suoi uomini migliori, vedi Nicola Salmazzarino, evidentemente qualche energia manca. E qui ti chiedo, noi abbiamo parlato molto qui da studio, io ho ipotizzato quella che per me è l'unica ipotesi, che c'è un calo fisiologico, fisicamente non puoi reggere al massimo fino a fine campionato, evidentemente si sta caricando un po' per tornare in forma, magari già da domenica. Beh, quello sicuro, cioè adesso nell'arco di una stagione ogni giocatore ha i suoi alti e bassi ed è purtroppo è così. Poi quando si parla di Mazzarino, che comunque è una persona che in palestra è sempre precisa, sempre puntuale, però dobbiamo ricordare che non è più un ventenne, ecco, e quindi di conseguenza, poi sai, collegandomi al discorso della stanchezza psicologica, quando hai un po' di stanchezza psicologica automaticamente un po' di stanchezza fisica ti viene, ecco, quando il cervello inizia a calare, anche il fisico piano piano fa fatica, ecco, perché sforzi di più quello ancora di più della testa, quindi insomma adesso sicuramente se sta continuando ad allenarsi, si è allenato ancora e non smetterà mai, perché fermare il capitano è davvero un'impresa difficile e noi siamo qui e piano piano ritroverà la sua forma ideale, ritroverà i suoi punti, ritroverà, senza dimenticare che comunque fino adesso ha fatto la stagione più bella da quando è a Cantù, se non quasi addirittura da quando è in Italia, quindi ha fatto una stagione iniziale veramente devastante, dove nessuno riusciva a fermarlo, dove le sue percentuali erano veramente alte, soprattutto da tre. Lo sono ancora adesso, ha avuto un po' di calo, ma non dimentichiamo che quando c'è Mazzarino in campo, magari in attacco può fare i suoi errori, che sbaglia il tiro da piazzata, che magari non sbaglia mai, ma in difesa ci dà sempre davvero come un matto, ma davvero, soprattutto e non manca mai l'appuntamento in questo senso. Appunto, nella gara con Biella, 11 palle perse nel primo quarto, probabilmente qualcosa non funzionava in virtù di questo dato statistico. Qualcuno, e io ritengo un'idiozia, però io te la butto lì comunque, qualcuno ha scritto non vorrei che Cantù fosse un po' appagata per gli ottimi risultati, però penso che non sia assolutamente così. Ah no, quello assolutamente no, anche perché non è proprio la squadra da essere appagata, è una squadra che ha veramente un entusiasmo incredibile, veramente una fame pazzesca di risultati, e parlare di appagamento direi che possiamo metterla come barzelletta della stagione, via dai, cioè, magari un po' di emozione, quello essendo una squadra comunque giovane, magari un po' di emozione ci può essere stata. Poi ti dico, personalmente se dovessimo vincere le prossime tre, sui giornali dicono Cantù punta lo scudetto, punta arrivare in finale contro Siena, e qualcuno, leggi Pianigiana, ha detto che non sarebbe così imprevedibile Cantù in finale con Siena, quindi vabbè. Bastano tre vittorie o tre sconfitte per essere fuori o addirittura fuori dai playoff o nelle prime 3-4 posizioni, con la classifica così. Beh, sicuramente è un campionato davvero, davvero straequilibrato, dove vinci due partite, sei tra le prime quattro, ne perdi due di fila e sei nella zona calda tra Treviso, Teramo, Varese, cioè adesso ricordiamo anche che dietro di noi ci sono squadre come Roma, come Treviso, come anche la stessa Teramo che è Pesaro alla prossima partita, che comunque come roster
non hanno nulla da invidiare assolutamente a una Caserta, ad una Milano o a una Bologna che sono più alte. Comunque è un campionato, è bello anche per quello che è fuori di Siena, che ormai sta facendo un campionato a sé, e con la Coppa Italia ha dato una dimostrazione veramente di superiorità. Per il resto c'è un gran bel equilibrio ed è bello così, ecco, è bello così. Abbiamo guardato indietro, adesso guardiamo la partita di domenica, mezzogiorno di fuoco su Sky contro Pesaro. Allora, noi abbiamo detto tantissime volte che in trasmissione che la classifica di Pesaro non rispecchia quello che vale la squadra, ecco. Se tu dovessi trovare delle insidie nella partita di domenica, cosa mi diresti? Cioè, quali sono i principali pericoli che arrivano da Pesaro? Beh, i principali pericoli di Pesaro sono, secondo me, sono principalmente sono due giocatori. Sono Green, che veramente è un uomo dove gli scarichi, i passaggi li vede tutti. Ma quando dico tutti, tutti. Anche quando è spogliatoio li vede. E poi il nostro ex giocatore, che è Williams, che è il miglior centro puro del campionato, perché lui è davvero bravo a tagliare sotto al ferro, a prendere posizione, a tenere dietro l'uomo, vista anche la stazza comunque, a tenere dietro l'uomo e a segnare. E l'asse Green-Williams è davvero, davvero micidiale. E la terza, metto anche una terza carta di Pesaro, che è il contropiede. Non metto il giocatore, ma metto il contropiede. Pesaro davvero è una squadra che quando corre è fantastica ed è si fa fatica davvero a fermarla, con, non so, passaggi lob da metà campo di Green per X o per Williams, o perché con un pick and roll dalla transizione subito riescono a dare palla dentro a Williams, ecco. Poi in maniera errata ho dimenticato anche di X, che è un altro giocatore che sicuramente è una carta importante per Pesaro, il suo post basso e il suo uno contro uno sicuramente. Questi sono i tre giocatori e la carta che sicuramente Dal Monte proverà a usare il più possibile contro di noi. Visto che abbiamo parlato dei pericoli di Pesaro, diciamo, quali sono secondo te i punti deboli di Pesaro su cui Cantù può cercare di battere il chiodo per vincere, per provare a vincere la partita? Bah, sicuramente dobbiamo fare una prova difensiva pazzesca. Se devo stare a guardare un punto debole di Pesaro, è forse questa insistenza nel cercare di dare palla in post basso a X e a Williams, che un po' li può bloccare. Onestamente questo, ecco, posso come punto debole, perché poi comunque è una squadra che anche dalle percentuali non ha delle percentuali esaltanti, ma comunque sono squadre che ha giocatori di talento, ha ottimi tiratori, ha dei buonissimi penetratori. E l'altra carta che mi fa pensare è che Pesaro in questo campionato in 9 trasferte ha vinto una sola volta e ha perso le restanti 8. Sicuramente c'è una differenza di cifre tra le due, tra quando vince e quando gioca in casa e quando gioca fuori casa. Segna molto meno e subisce molto di più. Potrebbe essere anche questa un'altra carta, che magari loro psicologicamente sono un po', dico, trattenuti, un po' titubanti, ecco. Quindi può essere anche quella un'altra carta, sicuramente. Io con Luca ho lavorato due anni che sto qui, ho lavorato con lui, ed è una persona davvero, davvero splendida e squisita, oltre che essere un ottimo allenatore. Mi suscita dell'emozione, tanta gioia nel rivederlo, nel rincontrarlo, e cosa dire, mi spiacerà che dovremmo vincere per forza e che lo metteremo ancora più in crisi nella sua classifica, però purtroppo questo è lo sport, è il basket, oggi si è colleghi e domani si è avversari,
è così,